mafia, la politica nella camorra. Questo non vuol dire che tutta la politica è camorra, che tutta la camorra è legata alla politica, e tantomeno che tutti rientrano nell'affare di tutti. Certo è però, io penso, poi la dottoressa ci darà una mano, in questi 15 anni ci sono stati molti problemi e quasi tutti i sindaci, Mario del Bolino, il sindaco italiano, ha dimostrato di saperne qualcosa perché il sindaco di uno dei 18 paesi, sono stati trattati. Ora lascerei direttamente la parola alla dottoressa Troncone per un suo intervento. Ringrazio gli organizzatori di questo incontro perché ci dà la possibilità. Dalla possibilità di intervenire su temi così spinosi e prendendo spunto dall'appassionato e dolente libro che oggi si presenta, ci dà la possibilità di fare qualche osservazione sui rapporti, sulla pervasività della criminalità organizzata nel nostro territorio, sulla diffusività della corruzione politica amministrativa e quindi su come questi due fattori negativi hanno inciso pesantemente sul nostro territorio, perché questi sono i temi fondamentali. Io credo che l'angolazione giudiziaria consenta un punto di vista privilegiato, attraverso la disamina dei casi singoli si arriva ad accumulare un'esperienza che ci porta a osservare dei fenomeni che si possono ripetere, hanno delle somiglianze tra loro e quindi nel tempo a tentare una lettura complessiva di questi fenomeni e a tentare un'elaborazione di strategie di contrasto. Quindi io vorrei partire da questa specifica angolazione, prendendo spunto dall'opera che si presenta, però prescindendo dai suoi contenuti concreti, ma cogliendone uno spunto fondamentale, che è quello della disamina assai lucida in tutta l'opera, perché delle ragioni per le quali si è pervenuti alla situazione perversa che oggi è sotto gli occhi di tutti. Da che cosa è stata causata? Da una pluralità di fattori, ma in particolare da una perversa convergenza, da un lato degli interessi della criminalità organizzata, della sua pervasività, come tra poco vedremo, e dall'altra dalla inerzia e nonché dalla corruzione di carattere politico amministrativa. Io direi che questi due fattori, benché sembrino distinti, hanno tuttavia delle forti interferenze e quindi non vanno esaminati isolatamente. Quindi, anzitutto, per quanto riguarda le organizzazioni criminali, sono caratterizzate da un particolare finalismo, che è quella della conquista di fette di potere, dagli interessi tradizionali perseguiti dalle organizzazioni criminali, che tendono ad accumulare denaro attraverso le più svariate attività illecite, prima tra tutte le estorsioni, l'usura, il racket, eccetera. Da queste attività si è passati poi a un'infiltrazione sempre più presente nel campo economico, nella privata e nella pubblica economia, creando un rapporto con l'impresa che mano a mano è mutato da un rapporto di sudditanza in cui si andava a taglieggiare la singola impresa, si è arrivato poi a un rapporto di maggiore commistione in cui, appunto, sappiamo, la mafia si è fatta imprenditrice e l'impresa non ha disdegnato la forza propulsiva che veniva dalle organizzazioni criminali, da cui derivava una forte accelerazione di carattere economico con vantaggi tutti a discapito delle regole della libera concorrenza, con la distorsione del libero mercato e quindi con pericoli per la stessa democrazia. Questo discorso quindi della mafia che diventa imprenditrice delle commistioni con la libera economia non può non congiungersi all'altro rapporto, che è quello con il potere, con il settore politico amministrativo, che è preposto alla gestione della spesa pubblica, all'erogazione dei finanziamenti, all'assegnazione degli appalti e quindi a quei settori di spesa che interferiscono direttamente nelle attività imprenditoriali, nelle quali anche le organizzazioni criminali hanno ormai un ruolo di primo piano, perché ormai sappiamo che appunto le organizzazioni criminali non si limitano a taglieggiare o a chiedere tangenti agli affidatari dei lavori, ma intervengono in prima persona nella regolazione e nell'aggiudicazione di appalti secondo quello che è stato definito il metodo del tavolino, del quale ci ha parlato il mafioso Sino, diventato poi collaboratore di giustizia, che ha parlato proprio di una
regolazione del sistema degli appalti da parte delle stesse organizzazioni mafiose attraverso un sistema di tornazione. E quindi tutto questo che cosa ha provocato? Una diffusione del metodo mafioso che è diventato strisciante, è diventato incuneato in tutti questi settori della vita civile, una direi normalizzazione culturale dell'illegalità. La diffusione del metodo mafioso era stata già intuita da Pasolini e da Sciascia e ha appunto permeato i vari settori della vita civile, portando anche a una forma di assuefazione e alla diffusione dell'illegalità anche nel quotidiano, che in quanto non viene avvertita come un forte disvalore. È inevitabile parlare anche del tema della corruzione, perché si è arrivati a poter manipolare i luoghi delle decisioni amministrative e politiche anche attraverso tutta una serie di sistemi che hanno derogato alla fase dei controlli. Si è assistiti a una privatizzazione occulta, si sono diffuse delle figure di carattere amministrativo come il general contractor, general projecting, privatizzazioni nella fase di assegnazione della spesa e costituzione di società miste, regolazione di questi rapporti attraverso le norme di diritto privato, che hanno consentito di sottrarre questa attività anche al controllo penale. Tutto questo ha scritto poi un sistema generale nel quale fin dagli anni 90 assistiamo a un depotenziamento del contrasto giudiziario ai reati, ai fenomeni corruttivi, grazie a tutta una serie di norme che hanno indebolito questo settore, sia con abolizione della figura dell'interesse privato in altri uffici, sia con la riduzione, lo svuotamento di fatto della norma relativa all'abuso di atti d'ufficio, e sia appunto poi con la privatizzazione e con l'aumento di discrezionalità in questo settore, che consente proprio di sottrarre al controllo penale una serie di comportamenti. Bene, se queste in estrema sintesi possono essere dei fenomeni degenerativi che hanno riverberato i loro effetti nella economia campana, hanno riverberato i loro effetti anche nella specifica situazione del settore dei rifiuti, in quanto proprio qui si è verificata una straordinaria convergenza tra interessi di organizzazioni criminali, dall'altra inerzia e collusione di settori pubblici. Che cosa abbiamo visto nel nostro territorio? Che la situazione emergenziale, come diceva anche il sindaco, che ha avuto un suo momento fondamentale, topico, nel terremoto del 1980 e che ha portato a uno straordinario flusso di spesa, tutto a vantaggio di comitati affaristico imprenditoriale di organizzazioni criminali, ha avuto poi una sua continuità ideale nella situazione attuale. Proprio i giorni scorsi è stato commemorato il sindaco Marcello Torre a 30 anni dalla morte, ucciso in queste zone proprio perché a pochi giorni dal terremoto intendeva opporsi alla gestione criminale della spesa post terremoto. A questa situazione si è collegata la situazione dei rifiuti, e non da oggi purtroppo, ma già perlomeno da 15 anni e anche più. E come dicevo, la Camorra ha riverberato i propri interessi soprattutto in campo imprenditoriale, e quindi la materia dei rifiuti è come se avesse costituito una naturale prosecuzione dell'interesse allo sfruttamento perverso del territorio, quindi dal ciclo del cemento che ha portato a una edificazione selvaggia, a un controllo del territorio, grazie anche all'utilizzo di all'utilizzo di cave per prelevare il materiale per l'edificazione, si è passati poi a un uso del territorio per depositarvi i rifiuti utilizzando le stesse cave ormai esaurite per
per accogliervi rifiuti. Sappiamo bene che i collaboratori di giustizia e di tutta una serie di procedimenti anche ormai definiti hanno riferito l'interesse enorme della criminalità organizzata in questo settore, interesse tuttora perdurante e che ha dato luogo al guadagno di fattori sferici. Quindi, se questa situazione che viene descritta nel libro è in buona parte determinata da una convergenza di illegalità in settori che sembrerebbero distinti ma che trovano la loro convergenza negli interessi da un lato della criminalità organizzata, dall'altro nella diffusa corruzione nel settore pubblico, quali sono gli strumenti legislativi e se dopo averli analizzati chiediamoci se siano sufficienti o meno per poter prospettare una via di uscita da questa soluzione, da questa situazione. Sapete che le cosiddette fasce grigie, cioè le fasce di contiguità rispetto alle organizzazioni mafiose, ovvero sia coloro che non sono